Benvenuti a Ship to Shore News, l'erede di Lolli Ghetti riporta Scorpio a New York. Emanuele Lauro prepara la quotazione di una costola del suo gruppo in cerca di capitali per sfruttare l'attualmente debole mercato delle tanker. Vicino l'accordo fra Sinergas e Cantiere Navale di Pesaro. L'allarme per la possibile cancellazione dell'ordine della joint venture Mattioli-Zacchello potrebbe presto rientrare. Fincantieri conquista due principesse. Strappate ai cantieri Meyer Werft, due navi da crociera da 140.000 tonnellate di stazza. Rizzo, Bottiglieri, De Carlini in doppio petto scuro. La compagnia di navigazione Torrese non dà tregua ai cantieri cinesi, da cui riceverà 14 navi in un paio di anni. Presa in consegna la prima bulker a doppio scafo della marineria italiana. Genova Industrie Navali sbarca a Marsiglia. Bisagno e Garré svelano il piano di sviluppo del cantiere appena rilevato. MSC affronta la tempesta perfetta con calma olimpica. Pellegrino, abbiamo previsto la crisi generale, perciò non siamo mai stati in affanno. Tutta questione di programmazione. Il ritorno della Disney. Bucchioni, La Spezia Cruise Facility, da fine aprile, 8 scali nel Golfo dei Poeti. Girandola di noleggi per i traghetti italiani. T-Link fra i protagonisti insieme a Moby, grandi navi veloci e Grimaldi Napoli. Hamburg Sud rimpiazza Canada e Cuba con gli USA. Cancellato lo storico servizio dal Mediterraneo di Costa Container Line, che sarà sostituito da uno slot agreement con Hapag-Lloyd. Il rimorchio italiano unisce le forze. Acerti Viberti, Margaritelli e CLN formano una joint venture per consolidare la leadership italiana e scalare l'Europa. Rail Italia si mette in linea, avviata una partnership fra l'impresa ferroviaria del gruppo Barletta e la controllata di Rail Cargo Austria, mentre Crossrail si avvicina al mare. Cruise and Marine Logistic Network prepara l'esordio a Miami. La nuova società raccoglie 4 dei maggiori operatori attivi nella logistica per il navale. Solo 16 autorità portuali di sistema e SPA e comitati portuali ridotti. Posizione critica espressa dal manager veneziano Penso, Multiservice, circa il nuovo provvedimento ministeriale sulla portualità. Per ulteriori approfondimenti consultate la nostra rivista online sul sito www.ship2shore.it. Ship to Shore News, usciamo dopo i quotidiani ma arriviamo prima sulla notizia.